Suole, buonasera. Eccomi qua finalmente. Sto rigirando. A parte sto morendo di caldo con questo maglione. Io poi i colli così non li sopporto, però questo è un po' più lungo, però vabbè. Comunque, allora vi volevo far vedere la spesa che ho fatto. E poi niente, poi cuciniamo a San Robertino che, a parte, devo vedere che ore sono. Le 7:40, ok, quindi faccio ancora in tempo a pulire questa. Allora, al Simply ho preso il caffè Lavazza per Paolo, questo qua è il crema e gusto, vabbè. Poi no, questo l'ho preso all'Eurospin, vabbè, comunque il succo, questo qui, li hai messi i cartoni, ok, sì, no, sto tranquilla io. Poi al Simply, al Roberto, io è un periodo che li sto prendendo questi succhetti qui a Robertino, che sono senza zucchero, non fateci caso alla mia unghia saltata, sono senza zuccheri e glielo ho presi alla pera, aspettate che sono uscito, alla pera, alla pesca. E questo qua, banana e pera, anche se Roberto la banana non la digerisce tanto, però penso che il succo non succede tanto. Adesso lo proviamo e poi vedremo. Poi ho preso, vabbè, l'amaro del capo per Paolo che gli piace. La Philadelphia Roberto, quella senza lattosio, perché si è riscontrato che Roberto ha problemi con il lattosio, però vabbè. E i piselli, questi qui, presi sempre al Simply, per Roberto. Per il pranzo, per fare pasta ai piselli. Poi, vabbè, le uova, ho preso queste qui all'Eurospin, che è il formato molto grande, di solito è più piccolo, però vabbè, le uova, 12 uova, di solito il formato è da 10. Poi ho preso, oh, ok, ho preso la pasta questa qui da 1,5 kg per Paolo, le bambine, tanto ormai la pasta è proprio sparita, ormai ha messo lo riso, quindi 1,5 kg Paolo sta a posto per uffo. Poi ho preso il petto di pollo per me stasera, visto che con la dieta il petto di pollo, le fettine di petto di pollo. Paolo la pizza pane, poi Paolo si è preso la gassosa, vabbè. Questi qua se li ha presi Paolo, che sono yogurt da bere, carota, arancia e limone e banana. Questi qua le spin. Poi ho preso questi qua Paolo quando va tipo di fretta, che ha soltanto tipo mezz'ora di stacco, neanche mezz'ora, 20 minuti. Gli faccio questo e almeno così prende e finisce veloce, perché sennò se poi va a lavorare con un piatto di pasta sano va a lavorare pesante, invece con il riso comunque digerisce subito. Poi ho preso, penso per Robertino, questi qua, però non so perché li ha preso questi. Di solito noi non li prendiamo mai alle spin, vabbè. Poi ho preso questi qua che in teoria non so se me li potrei mangiare. Io ho questi, vi faccio vedere, ho questi qua, però ragazzi veramente non sono malvagi, però a parte che mi rimangono secchi alla gola, però non lo so. Allora ho detto, vabbè, mo li prendo questi qua, che sono al fondente, in teoria il fondente non dovrebbe far ingrassare, però io dico uno di questi al giorno, cioè il pomeriggio se c'ho fame. Giusto per sgranocchiare. Di grassi un pochino pochino ce n'ha, perché c'è il 21% di grassi, quindi 21 grammi, quindi boh, vabbè. Ne ho presi due di quelli comunque. Poi ho preso il tonno, gli hamburger di pollo per Roberto, sono quelli di pollo, questi qua sì, di pollo. Il formaggino per Paolo, che mi piace tanto il formaggino. E poi c'è l'ultima busta. Ho preso i pomodori per me, per fare i crostini. Ma i miei crostini stanno sotto a passeggino. Poi ho preso piselli e tonno, questo qui, che domani, proprio per fare una cosa un po' più sostanziosa, per non mangiare sempre il riso in bianco, mi faccio solo questo. Cotto questo qua con piselli e tonno, però senza riso, senza niente. Solo questo qua. Poi ho preso due cose di prosciutto cotto, perché stasera Paolo aveva la frittata con il prosciutto cotto, e poi vabbè, ho preso pure per fare la pasta col panna e prosciutto, sono panna e prosciutto e piselli, un po'. Un'altra confezione di tonno, la panna, la confezione da tre. I biscotti per Paolo, questo qua è una nuova cosa che è uscita all'Eurospin, sarà scritto. Sono appena uscita all'Eurospin, vabbè, non so come dirvi. Poi gli ha preso un altro, no, non capisco perché gli ha presi questi, o se li vuole mangiare lui. Io di solito prendo quelli della plasma, non so se li ho mai presi. Vabbè, un altro coso di questo,
due cose di cioccolata fondente, perché io la sera il mio sfizio più grande è prendermi, dopo aver mangiato tutto, prendermi 10 grammi di fondente. In teoria non fa male, si può mangiare il fondente, siccome io sono molto golosa di dolci, a meno qualcosina me lo devo mangiare. E vabbè, poi Paolo si è preso questo, giustamente alla faccia mia, si è preso questo sempre alla faccia mia, giustamente, perché tanto non sta a dieta. Questo sembra la faccia mia, però vabbè, no, questa è l'arancia, che schifo. Poi ho preso la marmellata per me con le fette biscottate la mattina. Un altro coso a Roberto, no, non capisco. Cioè, non ho capito se sono per Roberto o se sono per lui, ancora non l'ho capito, però vabbè. Ho preso il grana padano per noi, vabbè. E un altro cosetto di riso per Paolo. Un altro ancora, però questa è la marinara, buona. I succhi per Paolo, giustamente sembra la faccia mia, si è preso, cos'è? Vabbè, è un tipo di tiramisù, non so che gusto, penso, boh, comunque qualcosa alla frutta. Un altro coso di questo, cioè, no, vabbè, ok, si è divertito. Poi, aspettate che sta tutto qua sotto. Ah, poi a Roberto all'Eurospin gli ho preso, siccome che io stavo cercando l'accappatoio, però non l'accappatoio quello con le mani, le braccina e che devi legare, perché quando Roberto esce dalla doccia vuole soltanto scappare, quindi non faccio in tema, cioè ancora piccolino, quindi ancora non capisce che devi mettere un braccino, l'altro braccino e poi chiudi, non lo capisce ancora, quindi quello ci vorrà più là, perché io l'accappatoio così ce l'ho. Però infatti non va bene e ne devo comprare un'altra. Poi c'ho pure quell'altro accappatoio che metti il cappuccino e chiudi. Però ormai quello è diventato piccolino, che ce l'ha da quando è nato, che gliel'avevo preso prima che nascesse, ormai è diventato troppo piccolo. Per bambini più grandi non ci sta. Allora stavo cercando l'accappatoio, quello con il cappuccio, tipo il ponch, ecco. Quello che metti tutto quanto coperto, quello che si mette pure al mare, che c'è, metti la testolina dentro e poi è coperto sia avanti che dietro col cappuccino. E poi lo chiudi tu comunque. E lo stavo cercando e avevo visto quello di Bing, perché visto che lui tanto che gli piace Bing, che costa 13 euro su Amazon più o meno, che me l'ha fatto vedere la mia amica. L'unica cosa è che non sapevo se mi arrivava di tessuto quelli tipo come gli asciugamani da mare o se mi arrivava l'asciugamano, quello per asciugarti, tipo gli accappatoi nostri, quelli là, fatti proprio accappatoio, quelli pure per noi. Siccome che quelli asciugamano non vanno bene perché non asciugano una ceppa, allora ho detto, sai, per non rischiare, e tu mo li prendo questo qui. Ed è fatto in questo modo qua, per farvi capire quello che intendevo. Aspettate che lo apro. In teoria è grande, 1,20 x 60, quindi è lungo 1,20 m, quindi per Roberto va benissimo, e è largo 60 cm, che va benissimo, perché cercavo uno non troppo grande ma neanche troppo piccolo. Ok, sì, questo qua, perfetto, proprio quello che cercavo io, che è fatto a draghetto, che è carinissimo, e dietro è fatto così a draghettino, c'è pure la codina. E niente, vabbè, questo qua è quello che è aperto qui e si mette la testolina qui dentro, e in teoria il bambino è coperto a tutti i lati. È l'unico più comodo, almeno così non... cioè faccio subito a metterli dentro il... ce li faccio a coprirlo subito, perché comunque da arrivare al fasciatoio, al bagno, non dico che è lontano, però un piccolo trattino lo devi fare. Comunque se fa un po' freschetto, c'ho paura sempre che si può ammalare, quindi... meglio non rischiare, e gli ho voluto prendere questo. Poi che altro? Poi ho preso i crostini, per me integrali, che io mangio integrale, ormai è tutto integrale, e i crostini per Paolo, però questi non sono integrali, perché pure lui si piace, pure a lui gli piacciono i crostini, quelli con pomodoro e il tonno, glieli faccio tipo a crostino, le bruschettine così uguali, pomodoro e tonno messo sopra, e però io tipo senza olio e sale, invece Paolo olio e sale glielo metto. E niente, Paolo giustamente mi ha rotto il crostino, e poi voleva rompere il mio. Vabbè, poi là sotto ci sta una confezione grande di mele, che ho preso per me, almeno così mangio un po' di frutta. No, io non so più che mangiarmi. Allora, io non mangio tanto, cioè nel senso, mangio poco, ma spesso.
La mattina io faccio le fette biscottate, che io ho queste fette biscottate qui, queste qua dell'Eurospin integrali, e con la marmellata che vi ho fatto vedere, le ciliegie, che forse è quella meno dolce perché le altre sono troppo dolci. Non... Già me la marmellata non mi piace, però è l'unica cosa che mi posso mangiare, quindi mi accontento. Mi faccio 2/3 fette biscottate e il pranzo o mi faccio un po' di insalata o se no mi faccio il riso in bianco. E mo adesso sto provando a vedere questo qui e vedere questo qua domani com'è. E il pomeriggio di solito non mangio mai, però quando ho fame mi mangiavo la galletta di riso che faceva letteralmente cagare. Se no la banana. Però la banana a me mi si fanno subito nere dentro casa, quindi cioè io poi non sono una che va a partita di frutta, quindi le banane, infatti vi posso vedere, stanno ancora lì, sono diventate nerissime le banane, e quindi non mi va di buttare la roba. Ho detto vabbè, mo prendo le mele, andiamo un po' con le mele, cosa succede se cioè, la mela dura di più a confronto alla banana, quindi mo vediamo. E la sera mi mangio le fettine di pollo o se no le fettine di lonza, me ne faccio 2 di fettine, con il crostino integrale con i pomodori e tonno messi sopra. Questo è quello che mangio. E vabbè, e poi sgarro con la cioccolata fondente, però 10 grammi di cioccolata fondente. Io non mangio niente, cioè mangio sempre, cioè alla fine mangio, perché io di solito prima manco il pranzo mangiavo, io a pranzo non mangiavo mai, mo mangio il pranzo, però non niente. Vabbè, vabbè, ok. Comunque ragazze, metto tutto a posto, cucino al Robertino e ci vediamo dopo. Ok ragazze, eccomi qua, ho messo a cucinare le cose, sto cucinando per Robertino ora. Oddio, scusate, ho sbattuto il telefono vicino al mobile. Che pasta gli do? La metà gli do, i cubettini, gli do questi qua. Aspettate che vi posiziono qua. Oh, siete cadute? Ok. Accendo pure la luce, almeno vedete qualcosa. Nanana. Oddio, mi sono splashata. Ok. Metto. Comunque, Roberto, sto cucinando. Vabbè, stasera vi faccio pasta al formaggino con, come secondo, l'hamburger, quello che ho fatto prima di pollo. No, l'ho rotta del tutto la pasta, mannaggia a me. Mannaggia. Metto 3 cucchiai stasera, visto che comunque c'è pure il secondo. Voi i vostri bimbi quanto li date di pasta? Perché io a volte ho sempre paura. Aspettate che... queste mollettine piccole che vanno a finire tutto sotto. Quindi stavo dicendo, ho sempre paura di dargli troppo. Questo è sempre stato il mio problema. Ok, eccolo qua. Aspettate che se no mi ricadete un'altra volta. Solo che niente. Ok, si è retto. Allora, la Filadelfia. Qui ho fatto, dove sta? Ok, eccola qua. Ho fatto pure la spremuta al Robertino. Visto che Roberto a me acqua non ne vuole proprio sapere. Va solo di latte, mio figlio. È di latte, di succo o di latte. Quindi, messo cavolo e arance, e siccome che io, ripeto, la frutta non ne vado pazza. Gliel'ho fatta perché si stavano rovinando. Sì, penso che passi, dai. Ok, ma serve solo l'olio che lo metto dopo. Vi prendo, cioè vi riprendo, aspettate che è un problema riprendervi. Ok, eccomi, ce l'ho fatta. Comunque, qui c'è l'hamburger, qua c'è la pasta e
E qui sto cuocendo le zucchine che poi gliele congelo, meno così. Perché io, guarda, io li preparo sempre tutto a Roberto. Qui c'ho un sacco di cose, tutti i vasettini che stanno, sono tutte cose cotte per lui. Qui c'ho il sugo. Ok, dietro all'amaro stanno i broccoli. C'avevo altre zucchine, solo che mi erano finite. Mo' gliele sto rifacendo. E le carote non gliele faccio più così, le carote gliele do direttamente intero, che se lo mangio a volte come secondo. Perché io di solito il secondo glielo do sempre quando mangiamo noi. Perché lui, quando noi mangiamo, lui vuole mangiare la roba nostra. Allora gli faccio il secondo in modo tale che lui mangia insieme a noi, però le cose sue, cioè le cose sue. L'hamburger lo mangiamo anche noi, però. Li cucino soltanto per lui. E la cosa bella di queste padelle, come potete vedere, non ci sta niente nella padella. E la cosa bella di queste padelle è che mi hanno regalato a Natale, che sono fatte di pietra e posso cucinare qualsiasi cosa, le polpette, le hamburger, le piccole fettine per lui, tutto quanto senza olio, quindi niente che si può friggere, niente che gli può far male. È una cosa bellissima. Aspettate che... Ok, eccomi qua. Che devo fare? Ah, devo mettere la spremuta a Roberto qui dentro. Spremutina pronta, fatta. Ok, diciamo che è uscito un coso intero di biberon. Aspettate che vi riappoggio qua. Mi pare che stasera dovete rimanere qui sopra. Niente. Ok, è uscito questo qua. Comunque, ragazze, per chi hanno i bimbi, comunque ormai l'età di Roberto, oppure perlomeno anche un po' più piccoli, ecco, l'ho fatta cadere perché giustamente, aspettate un attimo, ok, ho preso questo qui da Mazzeo, ho pagato 8 euro mi pare, sì, ed è antigoccia, cioè se lo capovolgete non esce l'acqua, il latte, il succo, quello che ci sta dentro, perché a me Roberto con i biberon poi inizia a fare tutto 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 che lo scuote dappertutto, quindi ho dovuto trovare qualche biberon che non perdessero. Che oggi cade, che non perdesse acqua. Ma questo si può togliere che inizia a bollire. Ok, qua ho preparato già i vasetti per le zucchine, per metterci dentro per congelare. Qua si sta sciogliendo la Filadelfia. Talmente caldo che c'è in casa, infatti mi dovrei andare a spogliare che sto sudando come che è. Ragazze, finisco a cucinare e poi faccio vedere pure cosa mangiamo stasera e cosa mi mangio io. E nulla, a dopo. No, vabbè, raga, mi stavo dimenticando di chiudere il video perché abbiamo mangiato alla fine e non ho neanche più ripreso quello che abbiamo mangiato. Ho sistemato tutta quanta casa e poi mi sono fatta le unghie. Infatti inizio video dicevo scusate se mi manca un'unghia, ma me li devo andare a rifare, solo che noi stando a zona rossa, cioè noi siamo in zona rossa perché io sono nel Molise e Molise è zona rossa. Quindi tutte le estetiste sono tutte chiuse, quindi sono dovuta tornare ai vecchi tempi che mi facevo io le unghie da sola e da sola e niente, me le sono letteralmente accorciate. Mi fa stranissimo vedermi con le unghie così corte. Però siccome che dovremmo stare per almeno 2 o 3 settimane in quarantena, allora ho detto me le accorcio tutte, almeno così arriverò dall'estetista che non ce l'ho così corte, ce l'ho un po' più lunghe, però tanto le avrei accorciate dall'estetista perché si erano fatte lunghissime. Non so se conoscete Nicole Pallado, ma più o meno come quelle erano diventate. E, cioè, non è che io non riesco a starci, riesco pure a fare le cose, però con un bimbo... Non conviene. E Robertino dorme, Paolo pure, più che altro perché è tipo 1:30 di notte. Perché dopo che ho finito a farmi le unghie, tra tutta la polvere che svolazza ogni volta che si fanno le unghie, che lì mi sono andata a fare una doccia, infatti mi sono fatta tutta una doccia sul corpo, i capelli sono ancora sporchi, cioè non sono sporchi sporchi, però tratteniamo un altro po' a lavarli, tanto siamo in quarantena. Non è che dobbiamo per forza essere belle spettacolari. E niente. Volevo qualcosa, ma non so che cosa. Ah,
Non lo so che cosa. Ma sai che faccio? Mi bevo un succo. Però prendo i succhi di Roberto. Che sono senza zuccheri. Questi qua. Quelli che vi ho fatto vedere prima. Aspettate, dove vi posso mettere? Vi appoggio qui. Si regge? Sì, pare che si regge. Questo è banana, pera e mela. Ma boh, chissà come sarà. Oddio, mi fa strano stare con le unghie così corte, cioè ho proprio il tatto, cioè con le unghie lunghe, tipo il polpastrello non lo senti mai perché sbatte sempre prima l'unghia. Quindi ora mi fa strano sentire tutto. Avevo voglia di qualcosa, però non di mangiare perché non ho fame. Però qualcosa che doveva cambiare il gusto alla bocca. Non lo so, mi sono lavato i denti, mi è rimasto un sapore brutto. Ok, la cosa brutta di questi succhi è che stanno talmente pieni che neanche li prendi, cioè io mo non ho schiacciato, come li prendi cade il succo. Ne è buonissimo. Cioè se c'era banana e mela sì, ma ci hanno messo quella pera di mezzo che fa cacare, però. Ogni volta dico sempre, devo prenderli pure per me questi succhi. Non li prendo mai. Ma più che altro non sono patita di succhi io. Solo che ogni tanto la voglia mi viene. Raga, scusate la... Come sto? Scusatemi, solo che veramente siamo in casa. Oggi andiamo a fare la spesa, ma niente di che. Infatti mi dovrei andare a togliere almeno il mascara che mi è rimasto. Però ripeto, sono in quarantena, non è che dici mi do alla pazza gioia. Veramente passiamo pure San Valentino chiusi in casa. Vabbè, io e Paolo saremmo stati a casa, però avevo intenzione di lasciare Roberto a mia mamma e stare un po' io e lui, dedicarci un po' di tempo io e lui, visto che da quando ormai sta Robertino Paolo non viene più, cioè non è che non viene più calcolato, per carità, però ogni cosa i bambini è al primo posto, perché penso che tutte le mamme fanno una cosa del genere, quindi diciamo trascurano un po' di più il marito. E quindi volevo stare un po' sola con lui e San Valentino, però vabbè, ci sarà Robertino. Poi gli ho fatto una sorpresa a Paolo, gli sto organizzando una cosa carina, tanto la devo organizzare in casa, quindi a me va bene, non mi ha rovinato nulla. Ho fatto tutta una cosa, tutta quanta fatta da me. Allora, gli ho fatto una scatola con dentro due cassettini con il cuore con tutte le rose sopra. E in un cassettino ci stanno i cioccolatini, e nel cassettino sotto sta il regalino che gli ho fatto. È un regalino molto sciocco, era giusto per fargli un pensierino, anche se non era neanche bisogno, noi di solito non ci facciamo mai regali, ma neanche quando facciamo gli anni di quando stiamo assieme, cioè non più, all'inizio era così, poi passa, cioè ormai stiamo arrivando ai 7, quindi ormai è passata la cosa regalino, vabbè, e gli ho fatto un portachiave. Mi metto la foto qui, se mi è già arrivato, se no vedo un attimo di prendere la foto, quella vista su internet. È un portachiave a forma della macchina di Paolo, Paolo c'ha la Delta, e poi avanti c'ha i fari che si illuminano, è bellissimo, e sopra il portachiave ci sta lo stemma della Lancia Delta con scritto MP, Maria e Paolo. E qua sotto il cuoricino, quindi è particolare, molto è bello perché sicuramente gli piacerà perché mi chiedeva il portachiave, che voleva il portachiave con lo stemma della Delta. Però io ogni volta dicevo sempre no, no, quindi ho trovato il momento giusto. Poi mi serviva un regalino abbastanza piccolo per poterlo mettere nel cassettino. E poi questa scatola, quando si aprono tutti e quattro i lati che cadono per terra e sono attaccate tutte le nostre foto. Vabbè, poi semmai in un altro video ve lo farò vedere perché adesso a parte che sta lui e la scatola sta sopra e ogni volta è un casino per richiuderla.
E poi dentro la scatola, di fronte a questo cassettino, cioè a questa cassettina che ho messo io, ci sta uno spumante piccolino con due calici dietro per poter poi brindare a noi, San Valentino, niente di che, però è una cosa che carina, fatta tutta a mano, non ho speso tanto, sì e no, neanche 20 euro, però è fatto con il cuore, fatto con le mie manine, quindi è più apprezzato così il regalo. E nulla, questo l'ho fatto a Paolo, quindi ecco perché infatti gli farò, ho comprato pure la scritta Love, decorerò tutto quanto sopra in camera da letto, sopra il letto, metterò la scritta Love con tutti i petali, i cioccolatini sul letto, con questa scatola in mezzo e volevo mettere inizialmente anche delle candeline, tipo con la scritta Ti amo, I love you, una cosa del genere, però purtroppo io sopravvendo il parquet. Ho paura che ancora potesse colare la cera, mi rovina il parquet, siccome che casa non è mia, non voglio fare qualche casino, quindi ho detto lasciamo stare le candeline. Tanto Paolo roba con le candeline già le ha avute, quindi anzi. la prima volta, quella volta che gliel'ho fatto, si è talmente spaventato che pensava che era tipo un rito satanico. Però vabbè, perché è entrato, ha trovato tutto tipo 3 miliardi di candeline per terra, tutte le candeline sulle scale, perché anche l'altra casa c'avevo le scale, e si è spaventato, e però poi alla fine ha capito che ho organizzato tutto io, però all'impatto si è tipo un po' impanicato, tipo infatti è entrata e faceva, amore, si era un po' spaventata però, ed era il primo anno che convivevamo assieme, quindi, dice questa è pazza, però vabbè no. Comunque, la pera vale talmente cacare la pera dentro, veramente, fa proprio schifo. Allora, la cosa è che senza zuccheri non ne risento. Però. Vabbè, ragazzone, io penso di salutarvi perché sono 9 minuti che sto parlando. Non so prima quanto ho parlato. Come al solito già lo so che uscirà un video almeno di 20 minuti, già lo so, quindi mi dovete scusare. E fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete vedere il regalo di San Valentino che ho fatto a Paolo. E niente, se siete arrivati fino a qui lasciate un cuoricino qui sotto nei commenti. E niente, vi mando... Ah, bello il mio riflesso qua alla macchinetta. Vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao, buonanotte.